Bentornati ragazzi, siamo di nuovo qui in Villa Bombrini, Corniglian Rock 3. Dopo ieri sera, serata fantastica, abbiamo fatto un bel incasso, 1300 euro, che questi copriranno le spese più o meno. Oggi speriamo di fare un bel po' di più, così andiamo con una bella beneficenza per la casa di Band Band. Stasera, fra pochi minuti, iniziano Lucid Dream, ottimo gruppo, con due maestri della scuola Roland di Genova, sia il cantante che il chitarrista. Fanno un rock molto classico, molto progressivo, molto bello. Poi abbiamo Shadow Steel, che hanno fatto un soundcheck lunghissimo fino adesso, perché hanno tre chitarre. Loro fanno power metal, sono genovesi savonesi, un misto, famosi in tutta Europa, veramente. E poi abbiamo Ivanexa sono un gruppo storico, fondato nel 78, quando in Inghilterra gli Iron Maiden iniziavano a suonare. Anche qua loro iniziavano, cioè qua a Savona iniziavano a suonare. Della formazione originale sono rimasti in due, il batterista Silvio Bottari e il bassista Sergio Pagnacco. Con loro c'è il mitico Roberto Tiranti alla voce. Quindi che dire, buon divertimento e ci vediamo. Ciao, yep! Allora, i Lucid Dream nascono da un'idea di Simone Terigi, il quale poi mi contattò per creare questo gruppo. Aveva già il bassista Gianluca Eroico e il batterista Paolo Raffo, e i pezzi erano già pronti, io ho dovuto soltanto mettere linee vocali e testi, insomma il primo disco è nato così. Ora stiamo lavorando al secondo, quindi mi raccomando, restate sintonizzati, perché il secondo sarà veramente una bomba, sarà oltre, soprattutto oltre questo, oltre il primo, Beyond. Quindi mi raccomando, non perdetevi l'uscita del secondo disco. Vorrei ricordare il significato della serata, che è una raccolta di fondi a favore del Gaslini, ed è un'opera notevolissima e penso più importante anche della musica sul palco. Spero che ci saranno prossimamente anche future manifestazioni simili, soprattutto anche per dare un po' più di spazio alla musica rock a Genova e fare in modo che tanti gruppi che ci sono, oltre a quelli già rinomati, possono avere la possibilità di suonare e dare la possibilità anche a loro di esibirsi, di farsi vedere, farsi ascoltare e creare un po', diciamo, contribuire un po' a quello che è il sogno del rock and roll. Ma io non aggiungerei altro, nel senso ringraziare la serata e soprattutto l'ospedale Gaslini, Ivanexa, gli Shadow Steel per la serata e rock and roll. Ok, io sono Wild, sono il cantante di Shadows of Steel, una band nata 15 anni fa a Savona. Siamo venuti qui stasera per partecipare a questa manifestazione di beneficenza, gentilmente invitati da Ludovico Lias e dai suoi soci di Metallo Doc. Sono venuto anche ieri sera, questa è la seconda serata. Ieri è stata una serata molto bella, con un bel pubblico e band molto valide, e siamo molto felici di essere noi questa sera a suonare insieme a altre band, tra cui Ivanexa, che sono un gruppo storico di Savona. Il nostro genere è metal classico, facciamo canzoni nostre, abbiamo inciso 4 album. Come testi ci ispiriamo al genere fantasy, con riflessioni alle cose che ci succedono tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda la nostra sfera emotiva, tutto quello che riguarda gli uomini, la vita delle persone, i rapporti tra uomini e nella società. Thank you.
Ciao a tutti, sono Roberto Tiranti, questa sera mi esibisco con Ivanexa, band storica, forse una delle primissime band dell'heavy metal in Italia, nata nel 79, io non sono così vecchio, però bassista e batterista sì. Io entrai con loro quando avevo 16 anni, per cui per me è stata un'emozione grandissima poter entrare a far parte di un gruppo che già seguivo, già da ragazzino, da bambino quasi seguivo, e loro mi hanno voluto nel gruppo e da lì è nata, è nato il percorso più importante musicale della mia vita nel lontano 89-90, inizio 90. Che dire, siamo qui a Cornigliano, decisamente per un'ottima causa che è il Gaslini, è un ospedale, è una struttura che accoglie bimbi da tutto il mondo, quindi è giusto poter dare una mano. E stasera siamo appunto qui per questa bellissima iniziativa, grazie anche a Ludo. Alla fine della fiaba è anche bello poter condividere musica insieme ad altre band senza tanti stress, senza tante menate. Speriamo vi divertiate anche voi. Ciao a tutti. Grazie a voi tutti ragazzi, è un piacere.